tutti ragazzi, da Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Turmoil The Hit Is On nella modalità estrema, e me lo stanno facendo a strisce, perché come vedete per il momento ragazzi sono ultimo, ma vabbè, questo è successo anche nella modalità normale di questo DLC, perché qua gli avversari sono veramente veramente cazzuti. Abbiamo 66.000, io non ho ancora letto i commenti al primo video di questa serie, perché in realtà il video non è ancora uscito, sto registrando diciamo quando il video non è ancora uscito, quindi non so se mi avete consigliato qualche cosa. Io in realtà, allora, abbiamo la velocità dei Rabdo, che anche non sarebbe male, però non è così indispensabile. Prenderei intanto magari questa per avere un po' più di celle scoperte dalle talpe, che mi aiutano a trovare il gas e quant'altro. Nella fabbrica anche la larghezza per 3 effettivamente mi potrebbe servire, e anche la ramificazione in realtà. Sono un po' indeciso, iniziamo a prendere la larghezza, dai, poi eventualmente prenderemo il resto. Allora, adesso abbiamo sbloccato il saloon, quindi ci facciamo subito il gioco delle carte. Direi più bassa, direi più alta e direi più bassa. Ma vaffanbagno, e vabbè, non l'ho beccato, va bene. Allora, vediamo al saloon cos'altro hanno. 0,76 non è male, allora 0,76 assolutamente sì. Perfetto, allora andiamo a farci l'asta per i terreni e vediamo un attimino cosa riusciremo a combinare. Dunque qua è 52, quindi andiamo qua vicino, tanto questi... No, è mio, ragazzo. Dai, non rompete le balle, non fatemi spendere, che già non c'ho una lira bucata proprio. Ok, ti conviene sfruttare il magma, appena puoi lascia che le mie talpe ti aiutino. Sì, lo so, non lo posso sfruttare adesso. Mamma mia, però quanto hanno speso. Ok, guadagnano ma spendono un fottio, però ovviamente hanno un botto di potenziamenti. Va bene, intanto andiamo a scavare, ragazzi. Dai, così vediamo un attimino cosa riusciremo a fare. Come al solito, due rabdo, mettiamo due cavallucci e vediamo un attimino quello che si riesce a combinare. Vediamo se trovano qualcosa. Tu hai trovato qua, quindi io te la piazzo per adesso qua. Ok, allora andate di là nel caso a vendere. Perfetto, questa l'abbiamo presa. Mettiamo tre cavalli a vendere. Tu hai trovato qua. Ok, cerchiamo di fare stavolta le cose fatte. La madoncina, bella questa. Cerchiamo di fare le cose fatte bene questa volta, perché ragazzi, se no qua veramente ce lo fanno a strisce. Allora, voglio subito mettere un silo appena, ok, appena posso, perché vorrei iniziare a mettere da parte il prima possibile in realtà. No, cavallo no, mettimi il rabdo e andiamo a vedere tu cosa hai trovato, per capire un attimino come posizionare le trivelle. Allora, qua c'è del gas, questo qua sotto credo che sia il petrolio che hai trovato tu. Allora io vado, no, ma vaffanbagno. Ah ok, ce n'è due. In realtà ne ho scoperta anche un'altra, ma mi è volato via il mouse, scusate ragazzi. E questa è gas, ok, no, ho fatto bene, perché allora a sto punto qua mi piazzo un'altra trivella che si andrà a prendere queste cose qua. Va bene, metti ancora un altro rabdo, così se trova qualcosa almeno ci abbiamo tutto. Perfetto, lui ha trovato qua. Allora, io intanto mi piazzo magari... Vabbè, la trivella la posso mettere qua, tanto adesso non abbiamo i super silo, quindi posso anche metterla così per il momento. Anzi, facciamo che la mettiamo così, che qua me ce ne stanno tre e qua dovrebbe starci, dovrebbe riuscire a starci un silo. Esatto, perfetto. E iniziamo ad andarci a prendere intanto. Allora, facciamo così. Faccio uno snodo qua, perché poi nel caso mi vado a prendere questo gas. Ok, così secondo me è meglio. Andate di là che è un po' più alto. Allora, voi avete trovato qua sotto. Ok, andiamo a vedere cosa hanno trovato loro intanto. Va bene, hai trovato qua sotto, che non è grandissima, ma comunque ci sta assolutamente. E vediamo poi lui cosa ha trovato invece qua. Allora, e tu hai trovato qua sotto. Buono, dai, buono, perché tanto questa dovrebbe essere quasi finita. Quindi andate per adesso a vendere, vai vai vai, vendete con tutti e quattro, ok? Mettiamo un altro paio di cavalli, per adesso tutti a vendere, ragazzi. Ok, qua abbiamo trovato il gas, andiamo a vedere un attimino con le talpucce che cosa riusciamo a trovare. Magari dell'altro gas qua in zona, non sarebbe male. Ok, e mettine magari anche un'altra qua.
Ok, allora per adesso vendiamo con due, perché così almeno riusciamo a mettere da parte qualcosa, ragazzi. E metterei subito un altro rabdo insieme a questo. Perfetto, così lui ha trovato. Credo che tu abbia trovato qua sotto. Diamo una scansionata un po' più grande. E hai trovato qua, perfetto. Così ce la prendiamo in questo modo. Perfetto. Allora, dobbiamo iniziare a fare un po' di upgrade. Ok, trovato anche qua sotto. Mamma mia quanto stanno trovando, ragazzi. Metto un altro rabdo a sto punto e vediamo cosa ha trovato lui. Qua non vedo nulla, cavolo, devo upgradare anche qua, ragazzi, perché se no, e devo assolutamente fare... Vendi un attimo con 4, perché devo fare un po' di upgrade sia qua che qua, perché se no queste non le tiriamo più su, ragazzi. Devo mettere sicuro un altro silo, lo mettiamo così, almeno ce ne stanno 3. No, 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 veloci, no, dai, ragazzi, non fatemi scherzi, veloci! Mamma mia, dai, 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 dai. Devo fargli subito l'upgrade ai cavalli. Vendi di là che è un po' più alto, che siete anche più vicini. Vai, 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 vai. Allora, per adesso metti altri 2 cavalli. Vendi con 5. Ok, gli facciamo subito l'upgrade ai cavalli. Ok, vai. Dai, 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 veloci. No, ragazzi, ok, non mi fate scherzi. Allora, mettiamo intanto un altro rabdo e vediamo di capire lui dove ha trovato. Qua gas, ah ok, trovato qua sotto, e petrolio, ok, quindi lo prendiamo così, va bene. Allora, direi di upgradare anche questa, perché tanto è bella grossa. Cavolo, ma non c'è altro gas, seriamente non c'è altro gas, dai. C'è qualcosa qua sotto, sto spendendo un po' di talpe, ma ragazzi, del resto, ok, fai anche la velocità, perché ragazzi, sto giro non voglio multe. E metti anche già un altro silo, vai, vendi con 3. E direi che siamo a posto. Allora, qua hai trovato qualcosa in realtà. Ma è petrolio? Ah no, è il magma. Ah, cavolo, l'ho visto così scuro. Mi sembrava, per un attimo, mi sembrava che fosse petrolio. Allora, qua è roccia. Cavolo, qua non c'è un tubo di niente. Non c'è, ma che sfiga. Non è che c'è qualcosa di qua a livello di gas. Perché non è che ce n'è tanto. E ci sono queste 2 sacchette qua. Non è che sia granché, sinceramente. Allora, qua facciamo già il collegamento. Ok, basta vendere. Vendi solo con 2 di là, giusto per avere qualcosina. Ok. E poi qua andremo a fare... No, cavolo, non posso prenderlo di qua. No, non me lo dire. Di qua? Ah, ok, di qua sì. Perfetto. E allora posso fare sta cosa qua. Ok, allora chiudi un attimo questa. Fai così e fai così. Ok, così il gas l'ho già preso e poi lo faccio arrivare là. Va bene. Vai, mettete da parte un bel po'. Qua mi ci stava il silo. Ok, perfetto. Vendi solo con 2. Rabdo basta, vero? Io ne metto un altro per sicurezza, non si sa mai. Allora, qua l'upgrade a 3 assolutamente. E lo farei magari anche qua, così tiriamo su tutto prima. Ok, mettimi un altro silo qua perché ci vogliono, qua i silos. Perfetto. Ok, allora, per adesso quanti cavalli ho? 10. Dai, 13. 15, vai, li metto tutti, ragazzi, perché non voglio assolutamente problemi a sto giro. Siamo a luglio, il rabdo non pare stia trovando più nulla. Ah, qua c'è del gas, fammi vedere questa com'è. Non sarebbe male da prendere, ma dovrei collegare qua e collegare queste insieme. È fattibile come cosa, ma non so se come tempi ci sto dietro, sinceramente. Senti, vendimi però con 2. Dai, veloci, ragazzi, perché sennò qua... Veloci, veloci, vendi con 4, perché sennò non ho silos abbastanza per riuscire a tenere tutto il petrolio che abbiamo. Perché ce n'è fin troppo, quindi per adesso vendo con 4. Ok, vai, 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 vendi anche con 5, che il prezzo è buono. Per adesso vendi. Ok, vai che siamo... Dai, no, non mi fate scherzi, ragazzi, vi prego, non mi fate scherzi. Intanto vendo, ragazzi, perché ho riempito i silos. Se no, devo vendere con 6. Allora, siamo a settembre. In realtà qua abbiamo finito. Se finiamo questa, io questa riesco a prendermela. Allora, facciamo una bella cosa. Vai intanto qua e questa me la chiudi. E qua ci colle... No, dai, limite raggiunto. Però mi posso collegare con questa. Ok. Quindi, questa qua poi la vado a collegare così. E questa me la chiudi un attimo. Ok, così non mi passa qua il gas e siamo a posto. Poi chiudiamo questa e siamo belle che pronti. Allora, qua dovremmo aver finito.
Perfetto, quindi siamo tranquilli. Qua è anche buono il prezzo. Ok, abbiamo preso tutto il petrolio. Chiudiamo tutte le valvole. Quindi inizia ad aprirmi questa. Aprimi questa. E il gas va. Perfetto, perfetto. Vai, vai, vai. Facciamolo salire che siamo a ottobre. E a sto punto vendiamo con tutti e 15, ragazzi. Ah, sto giro è andato decisamente meglio. Adesso stiamo vendendo tanto. Cavolo, non ho aperto questa. Che pirla. Vai, vai, veloce, veloce. Ok, fallo salire ancora. Vabbè, ho recuperato, per fortuna. Vai, che siamo a novembre. Vai, 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 che facciamo il botto stavolta. Ok, oh, così si ragiona, ragazzi. 61.306. E abbiamo anche chiuso in anticipo. No, dai, che pozza di gas che c'era. Che sfiga, non l'ho trovata. Che cavolo, e lo sapevo io che ce n'era una grossa, perché in questo bioma c'è sempre una sacca di gas veramente, veramente grande. Sfiga è che non l'ho trovata. Vabbè, vediamo come sono andati i nostri avversari. C'è sempre chi riesce a fare... Cioè, questa ha fatto 104. Sì, è vero, se trovavo io quella sacca di gas potevo far salire tantissimo il prezzo. Avrei fatto l'upgrade anche al gas... così saliva molto più rapidamente e molto di più. Problema che se ho le sacche piccole non ha molto senso farlo, perché lo esauriamo subito. Quindi è andata così. Comunque sto giro siamo andati decisamente meglio. Qua ok, abbiamo il solito mercato, diciamo, dei tesori sottoterra, che tra l'altro adesso dovremmo poter trovare con il superpotere, diciamo, del nostro Harry. Qua direi di fare subito intanto questo del magma e farei anche la conducibilità, così almeno possiamo sfruttare il magma a nostro vantaggio. Poi vediamo già un attimo al saloon se c'è qualcosa di interessante, ma vorrei, ragazzi, in questa serie fare un terreno per volta, perché qua è una serie veramente veramente cazzuta, quindi preferisco farla più con calma, quindi mandare avanti poco veloce il tempo durante il livello per studiare al meglio le cose, perché qua, ragazzi, come vedete, sono veramente veramente cazzuti. Allora, qua 0,90 lo prendiamo, le multe lo prendiamo, facciamoci già adesso il gioco delle carte, direi più alta, direi ancora più alta e direi più bassa. Ma porca di quella, vabbè, ma questa è sfiga, però... Ma porcaccia Eva, non lo vinco mai. Va bene, ragazzi, allora dai, io direi che posso concludere qua questo nuovo gameplay dedicato appunto a questa... nuova stagione di Tarmoil. Mi raccomando di sostenerla con un sacco di like. Ci saranno anche delle live, quindi vi farò sapere ovviamente sul canale quando farò le live dedicate ovviamente a Tarmoil. Quindi qualche gameplay in live sicuramente ce lo faremo. Quindi mi raccomando, sostenete la serie con un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, ragazzi, attivate la campanellina delle notifiche e seguitemi anche su Instagram. Trovate qua sotto il link in descrizione, che pubblico molto anche su Instagram, quindi mi raccomando, seguitemi anche lì. Detto questo, io vi saluto, noi ci rivediamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!